amici di Radio Maria, leggiamo e commentiamo il messaggio della Regina della Pace del 25 aprile 2021 che la Madonna ha inviato appunto alla parrocchia di Medjugorje, la parrocchia ideale di tutti quelli che hanno accolto la chiamata attraverso Maria di Medjugorje. Cari figli, oggi vi invito a testimoniare la vostra fede nei colori della primavera, che sia la fede della speranza e del coraggio. Figlioli, la vostra fede non venga meno in nessuna situazione e neanche in questo tempo di prova. Camminate coraggiosamente con Cristo risorto verso il cielo che è la vostra meta. Io vi accompagno in questo cammino di santità e vi metto tutti nel mio cuore immacolato. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cioè, i messaggi del 25 del mese sono strutturati sempre in un modo perfetto, cioè sono sempre 4-5 esortazioni con l'introduzione, cari figli, e con la chiusura. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. E sono messaggi come quello di oggi che stiamo commentando, dove, come ha detto giustamente Maria, la Madonna dà sempre speranza in ogni caso, e comunque vanno analizzati attentamente, perché come dire, la Madonna ci fa delle rivelazioni implicite che noi dobbiamo cercare di capire, e magari noi sorvoliamo su parole che magari non ci sono chiare, e invece sono quelle che vanno esaminate e vanno comprese. Il messaggio di oggi è un messaggio molto primaverile, è un messaggio pasquale, e come dire, la Madonna il 25 marzo era il tempo della passione, quindi è quello che vivevamo quel momento, e quindi ci ha parlato del potere delle tenebre, del male, della morte, e quindi invece adesso entra nel clima pasquale della resurrezione, e nel medesimo tempo il clima primaverile. La Madonna ha sempre fatto questo abbinamento meraviglioso fra la Pasqua e la primavera, e possiamo dire che i suoi messaggi, la primavera all'ordine del giorno, perché la Madonna ha sempre visto nel risveglio della primavera, nella lotta della natura per la vita, ha sempre visto un esempio per noi per far rifiorire la fede e uscire dal gelo, dal freddo, dalla morte, del male, del peccato, e fare germogliare la vita della grazia. Oggi addirittura ci presenta i prati e pieni di fiori di tutti i colori, per dirci appunto che sono un'immagine della fede, e quindi in questo contesto, diciamo, di speranza e di gioia, dobbiamo collocare i passaggi del messaggio, a mio parere, che sono molto indicativi del momento verso il quale stiamo andando. Allora, come vi ho detto, la Madonna è molto ordinata in questi messaggi, mentre nel messaggio di Mariana, diciamo, si lasciava andare al trasporto dell'amore, della poesia. Nei messaggi del 25 del mese è sempre molto ordinata, cioè sono dei comunicati autorevoli della madre della Chiesa e della Regina, è proprio una regina quella che parla a Medjugorje della pace, quindi sono messaggi bellissimi, ma direi, come dire, ben organizzati in una struttura logica che ci dimostra anche l'altezza, la bellezza e l'intelligenza, la sapienza con cui questi messaggi sono comunicati. Allora, vediamo il primo passaggio. Oggi vi invito a testimoniare la vostra fede nei colori della primavera, che sia la fede della speranza e del coraggio. Allora, cari amici,
La prima cosa che dobbiamo dire è che questo messaggio ha per tema la fede. Difatti è citata almeno due volte, poi è citata anche la speranza, che è la fede nella versione dell'avvenire, e poi da notare che per ben due volte ancora, perché lo aveva già fatto nei messaggi precedenti, la Madonna parla del coraggio. Allora, però comunque il tema sicuramente è quello della fede. Allora, la Madonna prima di tutto ci invita alla testimonianza della fede nei colori della primavera. Allora, ci siamo confrontati con Mari anche per comprendere bene questo messaggio. Indubbiamente Maria giustamente ha sottolineato che questo sta a indicare la rifioritura della nostra fede, cioè far rifiorire la nostra fede che è un po' appassita, magari è seccata per mancanza d'acqua, per mancanza di preghiera, per mancanza di sacramenti, specialmente in questo periodo in cui il sacramento dell'Eucaristia e della penitenza sono stati un po', diciamo così, a causa del virus, un po' abbandonati, almeno da una parte della gente. E quindi questa è una sicuramente una bella interpretazione, cioè fate rifiorire la fede così come i prati rifioriscono la primavera. Però a mio parere c'è qualcosa di più, perché c'è il richiamo ai colori della primavera. Cioè, se noi guardiamo un prato in primavera, abbiamo qui fuori di noi ci sono dei prati bellissimi, pieni di fiori, margherite, fiori gialli, fiori bianchi, fiori rossi, insomma, è una... Poi, ovviamente, quelli che hanno il giardino lo sanno meglio di me, quali sono le meraviglie dei fiori in primavera. Allora, che colpo d'occhio danno? Danno un colpo d'occhio gioioso, festoso. Allora, la nostra fede sia gioiosa, sia festosa, sia la fede di chi sa che è illuminato dalla luce di Cristo, che è stato salvato da Cristo in croce, che è risorto con Cristo alla vita spirituale, che la sua vita è un cammino verso l'eternità. Quindi questa fede che illumina la vita, che dà sapore alla vita, come ha detto la Madonna, la fede fa scoprire la bellezza e la grandezza della vita, sia una fede gioiosa, festosa, come i fiori di primavera. Potremmo dire anche una fede variopinta, nel senso proprio che ognuno, pur avendo la medesima fede, poi la vive sempre in un modo molto personale, per cui è anche bello come, diciamo, ci sia, come dire, una colorazione particolare della fede da parte di ognuno, perché ognuno poi alla fine, come dire, sottolinea alcuni aspetti della fede, alcuni aspetti della vita cristiana, alcune virtù più che altre, insomma, è una fede, diciamo, che non è un appiattimento, diciamo, della moltitudine, ma è una fede personale di ognuno, un'avventura veramente personale di ognuno. Non c'è un santo che sia come un altro, non c'è un rapporto con Dio che sia come un altro. Questo dunque è l'interpretazione del primo passaggio. Oggi vi invito a testimoniare la vostra fede nei colori della primavera. Quindi sia festosa, sia gioiosa, insomma sia una fede che rifiorisce. Ecco, sappiamo che la fede rifiorisce come i fiori, con l'acqua, cioè con l'acqua della preghiera. Poi la Madonna dice che sia la fede della speranza e del coraggio. Già in queste due parole, speranza e coraggio sono impliciti, diciamo così, sono impliciti pensieri di impegno e di difficoltà, cioè sono impliciti pensieri di difficoltà da superare, di problemi da sciogliere e di sentieri erti su cui arrampicarsi, per cui è necessario la speranza e il coraggio. Perché, cari amici, il cammino della fede in questo momento storico particolare, cari amici, è in una situazione, diciamo, per tutti quelli che non l'hanno, di timore, di paura e anche di tentativi, diciamo, spropositati, fuori di testa, diciamo, illusori,
disumani, di risolvere i problemi che abbiamo con cambiamenti che potrebbero invece portare tante sofferenze e tante miserie nell'umanità. E quindi subentra l'angoscia, la disperazione e la paura, la vostra sia una fede della speranza, cioè, come ci ha detto la Madonna nel suo ultimo messaggio, quando ha detto che Satana vuole impaurirvi, vuole riempire il vostro cuore con la paura del futuro, la Madonna ci ha detto che il futuro è di Dio. E quindi, cari amici, questo dobbiamo averlo ben chiaro. Io ho visto un video che mi è molto piaciuto. Cioè, oggi si fanno molte prospettive sul futuro, è un video laico, quindi si vedono anche volentieri, perché comunque a volte hanno un valore di dibattito culturale, no? E appunto si analizzava la situazione dell'umanità, diciamo, soprattutto quella della fede, che sappiamo che comunque la fede sta passando un tempo di crisi, l'Occidente si sta scristianizzando. Ormai possiamo dire che il cristianesimo è ampiamente minoritario in Occidente e possiamo dire che si prepara alla sua liquidazione, questo non lo dicono ma lo sappiamo. Però il dibattito finiva col dire, in una situazione del genere interverrà Dio. Ecco, cari amici, questa è una, a mio parere, è la fede della speranza. Cioè, mai dimenticare che comunque Dio, se è necessario, interviene lui personalmente per rimettere l'umanità sulla retta via, e questo appunto è quello che ci ha detto la Madonna appunto per quanto riguarda il tempo dei segreti. E quindi mai cedere all'angoscia, mai gettare la spugna, mai dichiararsi sconfitti, perché alla fine c'è sempre la preghiera, c'è sempre la speranza dell'intervento di Dio. D'altra parte, pensiamo al Venerdì Santo, alla morte in croce di Cristo, alla sua deposizione, e chi aveva la speranza della resurrezione? Nessuno, eccetto la Madonna. Ma noi suoi figli, anche adesso che stiamo vivendo la Via Crucis, dobbiamo avere la speranza dell'intervento di Dio al di sopra delle forze della natura. E poi che sia la fede del coraggio, cari amici. Cioè, oggi ci vuole coraggio. Perché ci vuole coraggio oggi? Perché viviamo in un contesto dove la fede è disprezzata. Come ha detto la Madonna, avete rifiutato la fede della croce, siamo in un contesto, diciamo, sociale, in tutto l'Occidente, ma poi sappiamo che questo pensiero unico domina il mondo. E d'altra parte, in Occidente i cristiani sono una minoranza perseguitata, che sono paesi di antica cristianità, e negli altri paesi sono apertamente perseguitati, uccisi. Quindi questo è il motivo per cui la fede è la fede del coraggio, della speranza e del coraggio. Cioè, bisogna andare controcorrente, bisogna testimoniare senza aver paura, bisogna professarla senza aver paura, bisogna crederci veramente, essere convinti, cari amici. Poi quando si è convinti non è che si dia un peso particolare alla propria vita. Cioè, se voi pensate a quante persone muoiono per degli ideali umani, per esempio nelle guerre, che molte volte sono guerre, diciamo, non so come dire, senza ideali. Una volta c'erano magari le guerre erano con gli ideali, perché i soldati pensavano alla patria da difendere, eccetera. Però a me si è fatto molta impressione come gli uomini, anche per degli obiettivi umani, non ci pensano due volte a sacrificare la vita, mentre noi non siamo, diciamo così, siamo paurosi, e per la nostra vita spirituale non rischiamo niente, invece dobbiamo rischiare, essere coraggiosi e, cari amici, come vedremo più avanti, essere disposti anche al martirio. Questo è il primo passaggio. Vedete com'è denso, com'è ricco? Oggi vi invito a testimoniare la vostra fede nei colori della primavera, che sia la fede della speranza e del coraggio. Attenzione adesso, a mio parere, viene un passaggio molto importante, perché chiaramente guarda al futuro. Figlioli, la vostra fede non venga meno in nessuna situazione, neanche in questo tempo di prova. Allora, intanto incominciamo subito a chiarire
questa espressione in questo tempo di prova. Allora, voi magari avete pensato subito alla pandemia, ma questa è un'impostazione sbagliata, perché, come ha detto Maria ieri, ha confermato quello che ha detto anche in passato, e anch'io vi ho ribadito, che la Madonna non ha mai parlato della pandemia in tutto questo tempo, non ha mai fatto accenno, se non indirettamente quando ha detto, giustamente, per consolarsi, che se noi avessimo pregato, fossimo ritornati a Dio, le nostre preghiere sarebbero state ascoltate e le nostre suppliche esaudite. Però questo tempo di prova, secondo la Madonna e anche secondo Maria, è il tempo della prova della fede. Infatti, quando la Madonna usò questo medesimo termine, prova, tempo di prova, l'ha usato il 25 luglio del 2019, quando ha detto: verranno le prove, voi non siete forti, regnerà il peccato, ma se siete miei vincerete. Allora, cari amici, allora la Madonna, noi abbiamo pensato che questo tempo di prova che veniva sarebbe stato il tempo della pandemia. In realtà no, è il tempo della prova della fede, cioè la Madonna ci aveva detto proprio in quel tempo, questo è il passaggio del 25 luglio del 19, il 17 settembre del 19, quindi praticamente un mese e mezzo dopo, la Madonna in un messaggio a Ivan aveva detto che Satana aveva completato il suo piano perché l'umanità si era messa al posto di Dio. Quindi, cari amici, il tempo di prova è iniziato, nel senso che, come dire, i padroni del mondo, chiamiamoli così, o il padrone del mondo, come lo chiama Robert Benson nel suo famoso romanzo, intitolato appunto Il padrone del mondo, cari amici, hanno deciso che ormai il cristianesimo è superato, che bisogna fare, diciamo così, un governo mondiale e accanto al governo mondiale una religione mondiale che sia la sintesi di tutte le religioni. Questo è il programma che è stato elaborato da tempo e che sta ormai, nella fase dell'attuazione. È nella fase dell'attuazione. Quindi, cari amici, per il momento le cose sono ancora, in una fase di tolleranza. Ma è chiaro che non è lontano il momento in cui ti diranno: adesso la religione è questa qui, cioè quella delle classi dirigenti, dei gruppi dirigenti del mondo, la religione sappiamo qual è. Cioè la religione atea, materialista, evoluzionista, panteista, che sostituisce il cristianesimo e che comunque preparerà, questo evento e questa entrata in questo santuario umano dove viene adorato l'uomo, lo preparerà attraverso una omologazione di tutte le religioni. Allora, attenzione, cari amici, questo è il tempo ancora della tolleranza, cioè, in poche parole, possiamo parlare apertamente, possiamo sostenere la nostra religione, possiamo dire che crediamo in Dio, Gesù Cristo, unico salvatore del mondo, che non c'è altro salvatore al di fuori di Lui, che il cristianesimo è l'unica religione rivelata da Dio, è l'unica religione vera. Al momento, dicendo questo, veniamo sopportati. Ma sarà il momento in cui dovremo tutti aderire, dovremo tutti, come tempo dei Romani, sacrificare l'incenso, al nuovo idolo. Il nuovo idolo sarà appunto, l'umanità stessa, che si è messa al posto di Dio. Per cui tutti quelli che non sacrificano il nuovo idolo verranno perseguitati. Questo, a mio parere, è il senso. Perché la Madonna non dice mai le frasette tanto per dirle. Ogni sua frase è densissima, è profondissima. Cioè la Madonna dice: la vostra fede non venga meno in nessuna situazione. Nessuna situazione cosa vuol dire? Neanche quando sarete perseguitati. Neanche quando vi si chiederà di rinnegare la vostra religione.
neanche quando si dirà di bruciare l'incenso al nuovo idolo, che è l'uomo stesso, che è l'umanità stessa, che si è messa al posto di Dio. Ebbene, cari amici, la vostra fede sia coraggiosa, sia nella speranza, non venga meno in nessuna situazione, neanche quella della persecuzione, neanche quella del martirio. E difatti dice, e subito appunto collega questa situazione che si sta preparando all'attuale. Noi siamo nel tempo della prova della fede, indubbiamente, siamo nel tempo in cui dobbiamo andare controcorrente, siamo nel tempo in cui il pensiero unico viene diffuso minuziosamente ovunque, siamo nel tempo della dittatura dei media, di tutti i poteri umani, impongono la dittatura di questo pensiero, diciamo così, alternativo al cristianesimo. E presto si arriverà alla persecuzione dei credenti, come, cari amici, ci viene chiaramente rivelato nel terzo segreto di Fatima, quando la Chiesa, col Papa, i Vescovi, i Cardinali, i Sacerdoti, tutto il popolo di Dio, cammina verso il Calvario e cadono uno dopo l'altro morti, anche il Papa cade morto. Cari amici, questo a mio parere è il fulcro del messaggio, è la rivelazione più importante del messaggio. In ogni situazione, anche quella, adesso siamo nella situazione della persecuzione, come si dice, vellutata, di tipo amministrativo, di tipo ideologico, di tipo massmediatico, per cui il male viene esaltato, il bene viene, diciamo, disprezzato, per cui vediamo articoli di giornali, trasmissioni televisive, dissacratorie, anche nei confronti di Medjugorje, si cerca di distruggere assolutamente, non lo si tollera. Cercheranno di perseguitare i mariani ovunque, cari amici, ma questo è sicuro che sarà così. Come ha detto Papa Benedetto XVI, il Papa Emerito, il segreto di Fatima in parte si è realizzato, ma in parte si deve ancora realizzare, cari amici. Quindi questo è, a mio parere, il fulcro del messaggio. Cioè, figlioli, la vostra fede non venga meno in nessuna situazione, e neanche in questo tempo di prova. Cioè, noi dobbiamo essere pronti a tutto, anche a dare la vita per la fede. Tanto bisogna morire. Ma vogliamo capire che bisogna morire? Vogliamo capire che non siamo eterni? Vogliamo capire che la morte è stata redenta, nel senso che non viene tolta, per fortuna non viene tolta, perché che la morte non sia tolta è una grazia immensa, così non sperperiamo la vita, ma la viviamo più seriamente. Ma non c'è dubbio, cari amici, che la morte, per chi crede, è veramente stata tolta. Cioè, come dice la Madonna nel passaggio successivo, chi crede vive la sua vita come un pellegrinaggio verso Cristo risorto. E qui, cari amici, siamo al terzo passaggio, anche questo dirimente, profondamente dirimente rispetto al clima culturale nel quale viviamo. Cioè, camminate, vedete che sono tutti imperativi che dà la Madonna. Quando nei messaggi di Maria la Madonna parla da madre, ma da regina, cioè da comanda, come una mamma comanda, dice figli fai questo, fa quest'altro. Dunque camminate coraggiosamente con Cristo risorto verso il cielo, che è la vostra meta. Quindi, cari amici, la Madonna ci dice di aver ben chiaro cos'è la vita cristiana. Perché se non abbiamo ben chiaro cos'è la vita cristiana, non abbiamo paura né della persecuzione, né delle angherie che ci vengono fatte, né del disprezzo del mondo, né delle persecuzioni fuori dalla Chiesa e anche all'interno della Chiesa, come diceva Sant'Agostino, perché anche questo capita. Dobbiamo quindi, cari amici, aver ben chiaro la nostra impostazione. Qual è la nostra impostazione della vita? Noi viviamo la vita non come un lento degradare verso la morte, come quelli che sono aderiti alla nuova religione. Cioè, quelli che sono aderiti alla nuova religione, come vedono la vita? Siccome negano Dio, negano l'anima, negano l'eternità, negano l'immortalità, negano i comandamenti, loro vedono la vita così come la vive un animale. Cioè, l'uomo viene dalla terra, viene dalla materia,
e dopo gli anni che gli è dato di vivere ritorna alla materia. Questa è la visione della vita dei seguaci della nuova religione atea, materialistica, evoluzionista, immanentista, eccetera. E, cari amici, la loro vita che vita è? È un progressivo camminare verso il nulla. È una clessidra che si svuota. È una candela che si consuma e si spegne. Insomma, devono contare gli anni che avanzano e il tempo che rimane che diminuisce. Vedono il corpo che invecchia e corrono gli istituti di bellezza per rifarsi, cambiarsi, eccetera. Vedono il perire del corpo e non vedono il morire dell'anima. Insomma, è la vita, diciamo pure, Satana si è preso gioco e vi ha rinchiuso in un buco nero dal quale non riuscite ad uscire. Questa è la visione della vita della nuova religione, la nuova religione idolatra, che adora l'uomo ridotto un animale. Quindi la Madonna dice: voi siete alternativi, voi vivete la vita come cammino coraggioso, certo coraggioso, verso il cielo, con Cristo risorto, vincitore del male e della morte. Cioè noi cristiani dobbiamo testimoniare la salvezza cristiana, che è Cristo risorto, è l'agnello di Dio che è spiato al nostro posto per nostro amore i peccati del mondo, li ha distrutti col suo amore, li ha perdonati, attende il nostro pentimento, attende che ci battiamo il petto, che ci inginocchiamo davanti alla croce e ci perdona, ci dà il perdono dei peccati, ci dà la pace del cuore, ci dà la vita d'amicizia, imposta la vita come cammino verso l'eternità, ci dà la vita eterna e la risurrezione del corpo alla fine del tempo. Questa è la salvezza cristiana che va opposta, la salvezza cristiana va opposta alla trappola satanica del mondo. Che cosa ti ha offerto il mondo? Cosa ti offre il mondo? Cioè, che salvezza ti offre il mondo? Che salvezza ti offre la tecnica o la scienza? Che salvezza ti offre? Non è neanche capace di combattere un virus. E in più però, e forse questo virus l'ha proprio fatto la scienza. Senza contare poi le armi di cui ha accumulato il mondo e la porta alla distruzione. Qual è la salvezza del mondo? Dio ti scampi e libera quella salvezza. Noi testimoniamo alla gente che non sapeva dove attaccarsi la salvezza cristiana, che è Cristo risorto. E mostriamo come si vive la vita, come cammino verso l'eternità, verso la gioia del cielo, verso la meta della felicità eterna. Infine, cari amici, l'ultimo passaggio, a mio parere, la Madonna fa riferimento al mese di maggio. Non poteva farlo il 25 marzo, eravamo nel tempo della passione del Signore, la Madonna ha fatto neanche accenno alla Pasqua, proprio per concentrarsi sulla passione di Cristo. Però questo 25 aprile la Madonna ha fatto riferimento al mese di maggio, perché il mese di maggio è legato all'apparizione di Fatima, e voi sapete che proprio la promessa di Fatima è quello del trionfo finale del cuore immacolato di Maria, e anche l'invito alla devozione al cuore immacolato di Maria, che è di cui la Madonna ha incaricato su Lucia di Fatima di diffondere nel mondo. Anzi, la Madonna ci aveva detto che se avessimo conservato la Russia sul cuore immacolato, avremmo evitato, e se ci fossimo convertiti, avremmo evitato la Seconda Guerra Mondiale. E la Madonna a Medjugorje ha detto che lei era venuta qui a Medjugorje per realizzare i misteri di Fatima, e quindi la promessa di Fatima, che in parte si è già realizzata, con la conversione della Russia, la libertà religiosa in Russia, negli altri paesi europei. E nel medesimo tempo, cari amici, la Madonna ci apre lo sguardo sul futuro, perché è chiaro che la Via Crucis che abbiamo davanti sarà una Via Crucis vera, cari amici, non facciamoci illusioni, perché è chiaro che Satana prima di... voi avete immaginato, non so se avete mai visto, delle serpi che sono attaccate con un bastone, no? E man mano che si sentono attaccate reagiscono con una violenza incredibile. E così il demonio, cari amici, sta mettendo tutta la sua forza per creare confusione, odio, guerra nel mondo,
perché sente che la Madonna gli stia schiacciando la testa. Quindi la Madonna ci, in quest'ultimo passaggio del messaggio bellissimo, ci dice: io vi accompagno in questo cammino di santità, cioè cammino con Cristo risorto verso il cielo, e vi metto al riparo nel mio cuore immacolato, come disse a Lucia: tu avrai il riparo nel mio cuore immacolato, così in questo tempo che ci aspetta, cioè in nessuna situazione, neppure in questo tempo di prova che si prolungherà, cari amici, a mio parere con la persecuzione aperta, e voi sappiate che io vi accompagno e vi metto al riparo, vi metto tutti al riparo nel mio cuore immacolato, cari amici, e essendo nel suo cuore immacolato saremo suoi, e se saremo suoi vinceremo. Quindi, cari amici, messaggio pieno di speranza e di gioia, ma invito all'applicazione, alla decisione, al coraggio, alla speranza. Quante volte la Madonna ha detto: siate forti e saldi nella fede? Quante volte la Madonna in questi ultimi mesi ha parlato di coraggio? Questo la dice lunga sulle grandi battaglie che ci attendono. Adesso concludiamo con la rilettura del messaggio. Cari figli, oggi vi invito a testimoniare la vostra fede nei colori della primavera, che sia la fede della speranza e del coraggio. Figlioli, la vostra fede non venga meno in nessuna situazione e neanche in questo tempo di prova. Camminate coraggiosamente con Cristo risorto verso il cielo, che è la vostra meta. Io vi accompagno in questo cammino di santità e vi metto tutti nel mio cuore immacolato. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari amici, abbiamo adesso in diretta Maria da Medjugorje, che ci riferisce il messaggio della Regia della Pace di oggi, 25 aprile 2021. Ciao Maria! Ciao Padre Livio, saluto tutti i radioascoltatori di Radio Maria. Come ogni 25 del mese, anche oggi la Madonna ha dato il seguente messaggio. Cari figli, oggi vi invito a testimoniare la vostra fede nei colori della primavera, che sia la fede della speranza e del coraggio. Figlioli, la vostra fede non venga meno in nessuna situazione e neanche in questo tempo di prova. Camminate coraggiosamente con Cristo risorto verso il cielo, che è la vostra meta. Io vi accompagno in questo cammino di santità e vi metto tutti nel mio cuore immacolato. Grazie perché avete risposto alla mia chiamata. Danas, causako dvadeset petog u mesecu, gospa nam je dala ovu poruku. Draga djeco, danas vas pozivam da više, da vašu vjeru svjedočite u bojama proljeća. Neka to bude vjera nade i hrabrosti. Neka se dječice vaša vjera ne pokoleba ni u kojoj situaciji, pa ni u ovom vremenu kušnje. Idite hrabro s Kristom uskrslim prema nebu koji je vaš cilj. Ja vas pratim na tom putu svetosti i sve vas stavljam u svoje bezgrešno srce. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. Sađo, Mario, un messaggio che ha un profumo particolare, un profumo della primavera. E non è prima volta, perché la Madonna ha già parlato di primavera nei diversi messaggi. E proprio primavera, io spero, della fede, primavera dei colori, di proprio c'era un frate che diceva: ma sai, può essere primavera perché abbiamo cercato di capire cosa vuol dire queste parole. Può essere anche colori di frati, dice, ci sono domenicani, ci siamo noi francescani che abbiamo colore marrone, ci sono domenicani bianco, eccetera, e abbiamo cominciato a fare tutte le nostre riflessioni. In realtà io penso che la natura fa battaglia verso primavera perché si apre, e sappiamo che tante volte quando arriva freddo, e tante volte anche raccolti che si, come si chiama,
si guastano, si, non lo so, arriva un temporale, una grandinata, eccetera. E così anche noi abbiamo penso, ma la Madonna ci chiama su questa primavera della fede, della speranza, del coraggio che ognuno di noi deve avere, soprattutto noi che siamo chiamati a essere testimoni. Giusto, padre Livio? Sì, 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 io pensavo, anch'io ho meditato su questa affermazione, cioè che la fede deve essere una fede come i colori della primavera, e comunque pensavo che i colori della primavera sono gioiosi, sono festosi, sono amabili, sono vivaci, sono attraenti, e anche la nostra fede deve essere così gioiosa e festosa come sono i fiori a primavera. Stesso momento, cioè tenera, perché le cose di primavera sono tenere, perché anche noi dobbiamo essere teneri con altri, soprattutto con quelli che non hanno fede, io credo. Sì, sì, e anche attraenti, perché comunque i fiori attirano le farfalle, quindi anche la nostra fede deve essere tale da destare lo stupore e anche l'attrattiva di chi è lontano. E però Maria, ci sono tante cose importanti in questo messaggio. La prima che volevo dire è questa, a chiederti, già da qualche messaggio e anche questa volta, due volte, c'è la parola coraggio. Ritorna ultimamente molto spesso. Tu a cosa lo riferisci questo coraggio? Stavo meditando, pensando, guardando e devo dire che pensando sempre a questa primavera, questo coraggio, perché anche un fiore, finché è chiuso dentro il suo guscio, non ha coraggio di uscire, perché e poi quando cominciano ad arrivare raggi di sole, si diventa bellissimo, perché esce fuori dal guscio. Anche noi dobbiamo uscire fuori con coraggio da quel guscio che tante volte non abbiamo coraggio di testimoniare, meno io l'ho capito così. Poi coraggio, che la Madonna ci sta dicendo, lei è con noi e non siamo soli, perché lei ha detto anche che ci mette nel suo cuore immacolato. E per questo dico, noi abbiamo anche una sicurezza che per noi è lei è quella che siamo innamorati di lei, che la seguiamo e lei ci porta nel porto sicuro. E che Eucaristia, diciamo, Maria e Eucaristia sono due, come diceva Don Bosco, due pilastri che noi dobbiamo abbracciare con tutte le forze, perché se non c'è Eucaristia e Maria, la nostra fede è sicuramente molto più difficile viverla. Invece se abbiamo questi due pilastri che sono per noi anche la chiarezza su quale cammino prendere, e la Madonna lo sta facendo proprio dall'inizio, ci sta portando, chiamando verso Gesù, perché mai non si è fermata su di sé, sempre ci ha detto e ci ha portato sempre verso Gesù. E quando dicono che la Madonna che tante persone sono attaccate alla Madonna, dico una persona che ha abbracciato il messaggio della Madonna di Medjugorje non si è fermata, è nel cammino della conversione, nel cammino della fede, nel cammino della preghiera, e non è come tanti dicono, si ripete la preghiera, ma si vive la fede profondamente, e non è una cosa che si ripete, ma si vive sempre più profondamente, perché anche attraverso un Padre Nostro, un Ave Maria e un Gloria, all'inizio può essere come una cosa ripetitiva, ma dalla mente entra nel cuore, quando è nel cuore comincia a lavorare in un modo molto profondo, e comincia quel cammino della conversione, quel cammino della santità che anche la Madonna stasera ci ha chiamato. Per questo io credo profondamente che questo invito della Madonna è un cammino non soltanto alle persone, a me, a te, ma a noi, che cominciamo una vita nuova, una vita di, come lei dice, di santità, una vita di coraggio e una vita anche di guardando verso il cielo, verso questa santità quotidiana,
con una meta che è cielo. Certo, senti un po', ma comunque io conto sempre le parole che ci sono in un messaggio, che mi mettono sulla strada giusta per interpretare il senso del messaggio. Ho visto che nelle prime righe c'è ben 3 volte la parola fede, e tu, ci ricordiamo quando tu eri rimasta molto colpita quando la Madonna dice avete rifiutato la fede e la croce. Cioè, quello che io capisco in questo messaggio è che noi viviamo in una situazione in cui molti hanno rifiutato la fede, in cui molti hanno cambiato religione, non seguono più il cristianesimo, anzi, se guardiamo la frequenza delle nostre chiese, guardiamo le statistiche, vediamo che quelli che si dicono cristiani sono una minoranza. In certi paesi, specialmente nel nord Europa, sono una piccola minoranza. Allora forse la Madonna è anche preoccupata che, come dice, la vostra fede non venga meno in nessuna situazione e neanche in questo tempo di prova. Cioè la Madonna vede che viviamo un tempo in cui molti perdono la fede, che una nuova religione si impone, che è una religione atea e materialistica, e dice a noi di essere molto forti e di che in nessuna situazione di farci sedurre e di essere deboli e con rischio di perdere la fede. Cioè mi pare che la fede sia a rischio oggi e dobbiamo lottare. Esattamente, io credo anche profondamente che noi dobbiamo combattere con, soprattutto con la nostra vita, con il nostro coraggio, con la nostra testimonianza, con, anche con, come dicevi all'inizio, con tutte le armi che abbiamo, che è questo calore, questa primavera, questa tenerezza, questa anche dolcezza, anche decisione, come si chiama, anche se siamo un po' così, invece nella, anche decisione nella tenerezza, diciamo, nella bellezza, anche nel questa tenerezza del cuore della Madonna, cuore immacolato, che lei ci sta dicendo nel questo messaggio. Ma la cosa bella che mi sta proprio questi giorni nel cuore è che non siamo coscienti del dono che abbiamo. Per dire, io quello che mi dispiace di più non è che la fede si perde, ma cosa perdiamo? Perché tante persone proprio non sanno cosa perdono, per questo vanno nelle sette o vanno nelle yoghe, nelle queste religioni giù del, come si chiama, dell'India o del guru, e perdono la cosa bellezza della nostra fede, che è enorme, che io tante volte mi commuovo, perché pensando che Gesù è unico che è risorto, Gesù è unico che è morto per noi, per darci la vita eterna. E tante persone pensano che non è proprio così, perché può essere un guru o non lo so chi, un maestro, che diventa apostolo di Gesù. Non esiste altra persona che ha un amore così grande a dare la sua propria vita per noi. Sì, lo diceva e anche... dall'altra parte mi dispiace. Sì, Maria, giustamente abbiamo... Chi è andato a messa sa che il Vangelo oggi diceva io sono il buon pastore che dà la vita per le sue pecorelle, mentre i mercenari invece usano le pecore. Purtroppo quello che è lo spettacolo di oggi è che molti hanno abbandonato Gesù Cristo per seguire gli idoli del mondo. E questo, Maria, secondo te, dopo 40 anni che la Madonna Medjugorje, io penso che se non ci fosse stata lei, poveri noi. Però secondo te è contenta di quello che noi, di come abbiamo risposto? Ma io non ho visto un messaggio che non è un messaggio di speranza, perché la Madonna, io credo profondamente che la Madonna sempre ha la speranza verso di noi, ci chiama, ci invita, ci ama, ci incoraggia.
io vi accompagno, dice la Madonna in questo messaggio, in cammino della santità e vi metto nel mio cuore immacolato, per dire la Madonna non abbandona nessuno e ci porta verso suo figlio, ci porta verso Gesù risorto, per dire anche noi dobbiamo risorgere con lui. E io credo che la Madonna ha un sguardo molto più largo di nostro, perché nostro è guardiamo le chiese vuote, vediamo che la fede si perde, vediamo le situazioni drastiche dove oggi muoiono di più cristiani che durante il tempo di comunismo, perché nel tanti posti tante chiese sono state danneggiate, massacrati, sacerdoti ammazzati, eccetera. Ma la Madonna è quella che ci dà la speranza, nonostante tante volte che vediamo tutto con occhi neri, la Madonna ci dà occhi di tenerezza, occhi di primavera, occhi di fede, occhi di coraggio, occhi di speranza. E questa è la cosa che mi commuove e dico, finché lei è con noi non dobbiamo avere paura, perché lei ci sta guidando, ci sta amando, ci sta incoraggiando. E non abbiamo, io credo, non abbiamo paura, anche la Madonna ci ha detto, non dobbiamo avere paura di futuro. Sì, anche perché, come ha detto, il futuro è di Dio, appunto, sappiamo che la Madonna ha detto, se siete miei vincerete, cioè, lei è qui per il trionfo del suo cuore immacolato, la sua vittoria è sicura, quindi però anche noi ovviamente siamo chiamati a essere anche noi cooperatori di questa vittoria. Esattamente, e questa è la cosa dove mi commuovo, dove dico siamo nessuno, invece negli occhi di Dio siamo importanti, ognuno di noi, non importa, tu che sei allettato, che sei con la sofferenza, tu che sei malato, tu che stai vivendo un momento di prova, tu che non sai la soluzione dei tuoi problemi, confida nel Signore, confida nella sua Santissima Madre. E io dico tante volte, vedo quando abbiamo questo passo della fede, quando l'abbiamo fatto, Signore ci aiuta, chiediamo al Signore di aiutarci, di confortarci, di aiutarci con la fede, e lo vediamo mille volte, lo vediamo le persone che arrivano a testimoniare e dicono io ho avuto conversione perché il Signore mi ha guarito spiritualmente, fisicamente, nel tanti modi. E per questo dico, quando abbiamo il Signore, quando bussiamo sulla porta del Signore, il Signore risponde ai nostri bisogni. E questo è anche tante volte, anche a momenti difficili, io dico credete, offrite anche la vostra sofferenza che non va nel vano, ma che ha un senso. E poi il Signore risponderà. E volevo, appunto, Marta, hai già toccato, ma mi sembra molto importante questa prospettiva che ci ha dato la Madonna, perché la maggioranza delle persone, come ha detto la Madonna in un messaggio dei primi mesi, ha detto appunto che molte persone, quando vi ha parlato del paradiso, inferno e purgatorio, ha detto che molte persone pensano che con la morte finisce tutto, no? E questa è anche la visione della vita di tanti, di tanti nostre persone che conosciamo, cioè pensano che non c'è un'anima immortale, non c'è l'aldilà, con la morte finisce la vita. Ecco, però com'è importante che noi cristiani veramente affrontiamo la vita con questa speranza e certezza che il cielo esiste, che il cielo è la meta a cui ci dirigiamo. Però quello che volevo dire, Maria, è che questa presenza della Madonna per così tanto tempo, lei che dal cielo scende sulla terra con il suo corpo glorioso, è la più bella dimostrazione che il cielo c'è e che è la nostra meta. Esattamente, e lo vedo un po' anche nel questo momento di qua a Medjugorje. Io sono qua ormai, sto vivendo anche questo momento di che la Madonna mai non ha parlato di questo Covid. Qua, esempio, nella chiesa intorno, tra noi parliamo, non abbiamo quella paura che c'è in Italia. Perché, non lo so, gente può dire, ma sono i responsabili. Ma
Io penso anche un gesto di fede, ma fede, non la fede stupida, perché poi anche decisione di fare questa immunità di gregge, come si dice, ma stesso momento anche la fede, perché abbiamo bisogno di essere uni con altri, e anche quello che prima i cristiani dicevano, si amavano, condividevano, anche questo momento della sofferenza, se noi siamo soli non possiamo neanche esprimere il nostro amore, la nostra condivisione, aiutare uni altri, e anche tante volte vedo nella parrocchia la cosa bellissima è poter anche condividere non soltanto cibo quotidiano, ma anche tante volte anche la nostra esperienza spirituale con altri che possono capirci, e anche quel momento di preghiera, tante volte qua non lo so, scherzavamo che preghiamo rosario, stiamo un po' distanti, e stesso momento ognuno di noi stiamo dicendo sì, c'è virus, ma virus non deve essere più importante del nostro rapporto con Dio, perché tante volte se abbiamo paura, e tante persone hanno paura di andare in chiesa, hanno paura di andare per la messa perché dicono la scusa è virus. Invece non deve essere questa cosa qua, questa scusa virus, ma deve essere quella fede coraggiosa, quella fede che spacca anche le montagne. Io non dico di andare in un posto dove sappiamo che, non lo so, nel supermercato, affollati, dove c'è la folla, dove sanno che c'è possibilità, o nelle discoteche dove c'è possibilità di prendere coronavirus, per dire, ma stesso momento vivere con la serenità questo momento, e anche con la fede, per dire c'è questo momento della prova, ma stesso momento non diventa coronavirus la cosa più importante del mondo. Senti, ci siamo capiti? Sì, altro che. Senti Maria, secondo te però, quando dici in questo tempo di prova, la Madonna fa allusione alla pandemia o alla prova della fede? Io penso prova della fede, perché la Madonna non ha parlato mai della pandemia. Benissimo, sono d'accordissimo. Anche il 25 luglio, perché sennò poi dimentico, il 25 luglio del 2019 ha detto arriveranno le prove e voi non siete forti, regnerà il peccato e quindi se sarete miei vincerete, però lì la parola prova voleva proprio dire la prova della fede, e anche adesso mi sembra che voglia dire la prova della fede. Questa è la prova più grande a mio parere. Sì, perché noi tante volte abbiamo preso questa cosa qua, perché purtroppo media, le televisioni, eccetera, tutte le informazioni che sappiamo di quale parte sono e cosa stanno mettendo, perché mettono la paura, mettono la zizzania, mettono non verità, perché tante volte vediamo che mettono non verità, e io ho sperimentato anche poco tempo fa, anche alla televisione mi veniva voglia di andare a dire ma guarda quello che state dicendo non è vero. Ma quando c'è, come si chiama, menzogna, quando c'è padre della menzogna che è in mezzo, non puoi dire altro, fare segno di croce e dire vai lontano da me, diavolo. Perché purtroppo oggi anche nel tante situazioni vediamo, a posto di aiutare l'uomo, lo prendono paura, anche stessi mezzi di comunicazione mettono paura e hanno chissà quale progetti, io non voglio neanche entrare dentro, e spaventarci, per dire sembra che dobbiamo vivere un milione di anni, invece li viviamo poco, pochi anni, questi 100 anni se li viviamo dobbiamo viverli bene, per questo la Madonna ci dice sono tempi di prova, perché io credo la Madonna vuole dirci prova anche della nostra fede, per questo dice di avere speranza, di avere fede, coraggio, e quando abbiamo speranza abbiamo la preghiera, abbiamo coraggio anche di testimoniare, coraggio anche di vivere, perché non è facile tante volte a vivere e testimoniare con la nostra vita la fede, perché quando siamo nell'un ambiente ostile alla fede, per dire accettano tutto, ma quando dici che sei cristiano, quando dici che fai dieta, ti dicono cura il suo corpo,
non vuole diventare obeso, ma quando dici che fai digiuno te guardano, sembra che tu sei fanatico, giusto? Invece non è così, e anche la nostra fede deve essere coraggiosa anche in queste situazioni. Io mi ricordo due amiche che dicevano: abbiamo un problema, quando andiamo in ufficio e diciamo che stiamo facendo digiuno, ci guardano come fanatiche. Ho detto: va bene, dite che fate la dieta. A quel punto li vedono tutti bene. È incredibile, per dire dove siamo arrivati. Sì, c'è un'ostilità, per dire, c'è un'ostilità verso il cristianesimo comunque, Maria. Anche ma io credo non solo ostilità, io penso che hanno cominciato a fare una battaglia, tutto quello che è di chiesa, tutto quello che è di fede, sì. Non importa in che modo, l'importante è disfare. Sì, e questo non mi piace per niente, perché durante il tempo di comunismo ci lasciavano: andate in chiesa, fate quello che volete. Adesso entrano nella chiesa. Io mi ricordo primi mesi di pandemia, un sacerdote che celebrava la Santa Messa, sono arrivati i carabinieri e hanno detto: fermo. Ma come si può permettere una cosa così? Chi è? Anche durante il tempo di comunismo qua non potevano fare una cosa così. Perché dove siamo arrivati? Entrano nelle chiese, disfano le statue, disfano santi, disfano altari, rubano le ostie, ma dico: ma dove siamo? Rispetta, io rispetto te, tu rispetta me. E possiamo vivere insieme. Io mi ricordo quando sono andata in Russia, erano ortodossi, cattolici, non ci stavamo nessuna parte, tutti volevano ascoltare della Madonna che noi abbiamo testimoniato. A un certo momento è diventata unità di cristiani. Sono andata in Libano, io mi ricordo, a Beirut, erano una marea di musulmani, pregavamo tutti insieme, ognuno di noi pregava. Non lo so da Libano quanti come si chiama, quante religioni cristiane ci sono, mi sembra una trentina, ma eravamo tutti un cuore solo, un'anima sola, perché pregavamo. Io dico: rispetta tu me, io rispetto te, e preghiamo e troviamo unità anche nel questa cosa qua, non uccidendoci, perché arma nessuno non vuole, è da diavolo. Per questo dico: dobbiamo pregare che il Signore ci dà la pace, e nella pace avere questo coraggio di testimoniare ognuno di noi come un bouquet di fiori, di diversi colori, ma un bouquet bello diventa, come la Madonna una volta ha detto. Per dire: io mai non posso essere Marco quando sono Maria. Sono Maria e sono così come sono, così anche tu che sei Marco, sei Marco, tu sei che sei Giovanni, sei Giovanni. Per dire, ognuno di noi nella nostra differenza è una bellezza, è una ricchezza per altro. E questo, dobbiamo arrivare su questo punto, altrimenti non vale la pena che viviamo, ci ammazziamo tutti, è finita. Invece la Madonna ci dice: pregate per la pace, lavorate sulla pace, pregate per la unità. Non soltanto dei cristiani, ma del mondo intero, perché il Signore ci ha dato questo bellissimo pianeta per vivere bene, e anche per, adesso come la Madonna dice, vivere anche nel questo tempo di primavera, primavera nella nostra anima, nel nostro cuore, ma anche primavera esterna, perché andiamo a combattere inquinamento, andiamo a combattere, non lo so, tante cose, come padre Slavko ha cominciato qua a Medjugorje, aveva un logo: di più fiori meno spazzatura. Andiamo, con nostre piccole cose, con piccole mosse possiamo fare grandi cose, possiamo diventare quel strumento di pace, di bene, di amore, di tenerezza, di tutto quello che è bene, perché la Madonna ci sta stimolando di crescere nella bontà, nella bellezza, nella cristianità, nel nostro, come si chiama, testimoniare che siamo cristiani, ma anche a quelli che non sono cristiani, perché io ho sempre da dare anche a quello che si chiama musulmano, a quello che si chiama ortodosso, a quello che si chiama pagano, ho da dare, ho un mio bel sorriso, una mia accoglienza, quello che sono, quello che posso. Bellissimo, Maria,
bellissimo quello che hai detto, però per concludere adesso vorrei che tu dicessi due parole sul mese di maggio, come viverlo. Il mese di maggio è sempre una sfida, una bellezza, perché noi abbiamo qua nel mese di maggio pensato di cominciare qualcosa di più, perché qua tutto freme, come si dice, tutto sta preparando, le mille idee, adesso sembra che non soltanto quella preghiera al mattino, ma dalla sera, durante il giorno, eccetera, ma sembra che ci sono tanti programmi, anche andando verso 40 anni, 40 giorni, prima dell'anniversario, 40, tante cose. E mese di maggio è mese speciale alla Madonna, non soltanto che preghiamo rosario, perché siamo chiamati nelle famiglie, noi stessi decidere, fare fioretti, fare tutte le piccole cose che ognuno di noi può decidere, ma soprattutto fare nella tenerezza pensando alla Madonna, e questa è la cosa più bella, che pensando alla Madonna vedrete che avrete mille idee. Unica cosa vi chiedo, la costanza, perché io credo che ancora mese di maggio tante persone non potranno venire a Medjugorje, non potranno, hanno paura ancora di questo maledetto virus, eccetera, ma si può fare, come si dice, unità fa la forza, e noi uniti nella preghiera, non lo so, noi qua a Medjugorje, con voi che ci ascoltate, preghiamo insieme e facciamo che questo mese di maggio sia indimenticabile, soprattutto andando verso 40 anni di presenza della Madonna in mezzo a noi. Bellissimo, grazie Maria. Concludiamo con la preghiera allora. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'anima mia magnifica il Signore, e mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e la sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e la terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre lodato Gesù e Maria. Regina della pace. Prega per noi e per il mondo intero. Grazie di cuore Maria, prega per la grande famiglia di Radio Maria. Un bacione a tutti voi e uniti come sempre nella preghiera.